Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di Gioventù Politica. Allora si è votato il ballottaggio a Padova, sindaco, il nuovo sindaco Massimo Bitonci, cosa cambierà nella città di Padova e cercheremo questa sera anche di capire come sono cambiati un po' gli assetti politici in città. Dopo la sigla, Gioventù Politica. Allora, ancora una buona serata, ben ritrovati. Allora, abbiamo seguito tutta la campagna elettorale per queste amministrative a Padova. Siamo arrivati dunque all'epilogo. Domenica si è votato il ballottaggio, l'ha spuntata Massimo Bitonci. Un risultato per certi versi a sorpresa nella misura, nei numeri. E subito ovviamente si è aperto anche il dibattito. Che cosa è successo a Padova? Cosa si è sbagliato? Cosa si è fatto di giusto? La necessità di cambiamento? La necessità della sicurezza. Ne parleremo un pochino questa sera con gli ospiti che abbiamo in studio, come sempre questo nostro spazio dedicato a giovani e non, per cercare di capire, anche di sentire delle voci anche nuove, non quelle, tra virgolette, dei soliti politici. Allora, come sempre, i nostri giovani in prima fila, siamo ritornati alla formula classica di Gioventù Politica, abbiamo sei ragazzi qua in prima fila, inizio a presentarvi dalla mia destra Michela Sbarro di Padova 2020, grazie Michela di essere qua nei nostri studi, al suo fianco ritroviamo Daniele Giangiulio del Partito Buonasera. Democratico, grazie anche a te di essere qua, Davide Meneghini, Bitonci Sindaco, lista Bitonci Sindaco, buonasera Buonasera. anche a te, alla mia sinistra Antonio Bressa del Partito Democratico, grazie Ciao. Antonio di essere qui, buonasera. Marco Schiesaro, Popolari per Padova. Nicolò Buonasera. Vettorazzo, Lega Nord. Buonasera. Buonasera a te, Nicolò. Allora, intanto sono arrivati anche Donato Ignelzi e Fabrizio Bottaro. Allora, Donato Ignelzi, dovresti passare di qua. Eccolo qua, facciamo un cambio di poltrone in diretta. No, Fabrizio Padova di Bottaro, corsa. ti metto lì di fianco, va bene? Padova di Grazie, corsa, grazie, siamo pronti. grazie. Non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. La nostra è una trasmissione in diretta e la viviamo in diretta come se fossimo nel salotto di casa nostra, no? Come entrano, non c'è nessun tipo di problema. Allora, vediamo anche nella seconda fila. Abbiamo una poltrona vuota perché stiamo aspettando Giuseppe Solazzo del Partito Democratico, ma abbiamo al suo fianco Giampaolo Ruzza dei Popolari per Padova, buonasera. Buonasera. Al suo fianco Roberto Betuolo della lista L'Albero. Anche se hai sempre comunque ruotato attorno ai Popolari per Padova, giusto? Bene, poi alla mia sinistra allora è arrivato Donato Ignelzi di Padova Sociale, buonasera Donato, grazie di essere qua. Al suo fianco Riccardo Russo, lista Bitonci Sindaco. Lista Bitonci Bitonci Sindaco, Sindaco, buonasera, certo. buonasera Buonasera a tutti, Riccardo. buonasera. Al suo fianco troviamo il nostro editore, Buonasera. buonasera Ermanno Casen. Al suo fianco Francesco Piva di UNESCO Padova, ho Buonasera. detto bene, buonasera. Buonasera. E poi Fabrizio Bottaro di Buonasera a Padova tutti. Sociale, buonasera Fabrizio anche a te. E tra il pubblico abbiamo anche Eliana Scapolo, anche lei di Popolari per Padova. Buonasera, buonasera. Allora, finite le presentazioni, intanto che attendiamo comunque l'arrivo anche di Giuseppe Solazzo, iniziamo un pochino a parlare di queste elezioni che si sono chiuse. Dicevo, un risultato un po' per certi versi a sorpresa nei numeri. Allora, io volevo iniziare da Davide Meneghini, per voi è stata una sorpresa, voi che siete la lista Bitonci, vi aspettavate un risultato così, chiamiamolo così, eclatante in questo Devo ballottaggio? dire la verità di sì, perché quando appunto giravo per le strade, andavo in giro per la città, quando comunicavo nei quartieri con tutte le persone, cioè ho detto o mi prendono tutti in giro, insomma, che mi dicono, mi mentono, invece alla fine il risultato, quello che sentivo, le percezioni che le persone mi lasciavano, sia a livello di commercianti, sia a livello appunto di tutti quanti i miei coetanei, gli amici, ovvero erano stati convinti, appunto anche persone che magari hanno un'idea magari di centro-sinistra e proprio mi dicevano io voterò Bitonci per questo ballottaggio che mi ha convinto il programma e devo dire la verità, sì, tutto sommato il
La percezione che avevo prima dopo si è, diciamo, rivelata. L'unica mia paura era appunto il discorso che è stata una bella giornata domenica scorsa. Allora ho detto magari molti andranno al mare. Invece, nonostante sicuramente questa situazione che è nata, che c'è stata, però il risultato comunque è stato sicuramente evidente, insomma. Certo, Daniele Giangiulio, voi invece magari vi aspettavate un risultato più equilibrato, ci stava magari di perdere o di vincere, ma non Sì, in questo modo, no? sicuramente, diciamo, i primi dati che sono arrivati ci hanno lasciato un po' così. Non è stata una bella serata, ovviamente. Però da questa situazione noi comunque vogliamo ripartire perché siamo convinti delle nostre idee. Diciamo che in questa campagna elettorale si sono scontrate due diverse idee di Padova, due diverse modalità di raccontare la città. Ed evidentemente il nostro modo è mancato di chiarezza, non siamo riusciti a far passare totalmente il nostro messaggio, però questo non va sicuramente ad inficiare le nostre idee, che noi vorremmo comunque portare avanti. Adesso abbiamo validi consiglieri in consiglio comunale, abbiamo un mix tra esperienza e anche qualche giovane con una forte carica innovatrice, quindi cercheremo di fare il nostro lavoro di opposizione. E nel frattempo vedremo all'interno del partito, all'interno della coalizione, di costruire un'alternativa che ci consenta di ricostruire quel rapporto con la città che evidentemente non siamo riusciti a tenere e il risultato lo dimostra. Certo, Michela Sbarro, Padova 2020, voi eravate la forza nuova, diciamo, di questa tornata elettorale, questo movimento, che era nato così, dal quale ci si aspettava qualcosa di più, forse. Beh, direi che il 10% è stato un grandissimo risultato, cioè 11.000 persone comunque hanno votato Francesco Fiore tra le tre liste, Impegno Comune, Padova Solidale e Padova 2020, per cui noi siamo molto soddisfatti del risultato. Ovviamente il percorso è stato un attimo travagliato, non è che ce lo nascondiamo, però abbiamo delle motivazioni comunque più che valide e obiettive che vogliamo portare avanti comunque in collaborazione e in dialogo con quello che noi riteniamo comunque il nostro elettorato, la nostra appartenenza che è il centro-sinistra. Certo, e allora veniamo ad Antonio Bressa adesso. Allora Antonio, voi il Partito Democratico in questo momento si sta chiaramente interrogando su che cosa è successo. Voi che siete la forza giovane, la forza nuova all'interno del partito, che chiave di lettura avete? Cos'è mancato? Io insomma, ho avuto modo anche in qualità di segretario cittadino di Certo. Certo, ricordiamo esprimermi. Antonio Bressa, tu sei segretario comunale del Partito Esatto, di Democratico a esprimermi Padova. pubblicamente rispetto a quello che è successo per fare insomma, una prima analisi, un'analisi insomma serena, però insomma, al tempo stesso decisa per trovare quelle che sono state le cause, perché solo con una riflessione seria credo si possa prendere e ripartire con maggiore vigore e chiaramente slancio. L'analisi che facciamo è che evidentemente in città c'era una grande voglia di cambiamento. Questo credo è stato dimostrato dal risultato delle urne. Un cambiamento che Bitonci è riuscito a legare al tema della sicurezza, che sappiamo essere stato un problema molto percepito dai cittadini. Un'altra questione è che evidentemente presentare una candidatura che comunque rappresenta una continuità rispetto a 10 anni di amministrazione che ha fatto delle cose importanti per la città, al tempo stesso evidentemente ha avuto qualche limite se non è stata premiata nella sua proposta, insomma, di continuazione, è un fattore che in qualche modo ha pesato. Noi siamo convinti ancora oggi che Ivo Rossi sarebbe stato il miglior sindaco per la nostra città, abbiamo messo in campo una persona particolarmente preparata e competente, però è evidente che forse se avessimo fatto un percorso diciamo in cui rifondare il centro-sinistra dopo la chiusura di un ciclo che ha visto Flavio Zanonato al centro, Certo. forse saremmo stati in grado di presentarci con maggiore forza per intercettare quella grande voglia di cambiamento che invece evidentemente non abbiamo recepito fino in fondo. Certo. Marco Schiesaro, Popolari per Padova. Per voi com'è andata? Al di là del fatto che ha vinto Bitonci, che voi appoggiavate, ma voi come lista siete soddisfatti del risultato che avete ottenuto? Ma è una bella domanda, nella misura in cui c'è un trend nazionale dove si è misurata la lista, che era in concomitanza alle europee, dove di fatto il Partito Democratico in quel momento ha catalizzato, non dico il 50%, ma quasi delle preferenze, dei consensi. E quindi il Partito Democratico in quel momento lì era l'unico argine di fronte a un grande pericolo che non era altro che
Beppe Grillo. Quindi una gran parte, la totalità possiamo dire del centro e una buona parte anche del centrodestra sono stati quasi risucchiati in quel 40% del Partito Democratico. Però in 15 giorni gli elettori padovani, secondo me, hanno dimostrato una grandissima intelligenza di saper scegliere la cosa giusta nel momento giusto. La prima volta hanno votato alle europee il 40% più o meno il Partito Democratico, perché di là c'era una grande paura, che era Grillo. Però in città hanno dato ai due candidati del centrodestra chi secondo loro poteva essere il più preferibile alla carica di sindaco, e quindi abbiamo visto che Massimo Bitonci ha raggiunto il 18% delle preferenze. E al ballottaggio hanno deciso tra Massimo Bitonci e Ivo Rossi, hanno deciso se cambiare o se continuare, e hanno deciso in massa di cambiare. Ma attenzione, c'è un altro dato: il 60% dell'affluenza è un dato molto basso per Padova, ma di solito l'astensionismo era riferibile al centrodestra, in questo caso è stato al centrosinistra, cioè il centrodestra è andato a votare in massa, perché se noi sommiamo i voti del primo turno di Bitonci e di Saia, ci sono tutti e non solo, ma ce ne sono anche 4-5 mila. Cioè, mentre al secondo turno, Ivo Rossi non ha fatto la sommatoria sua e di Fiore, ma lì mancano 4-5 mila voti. Quindi vuol dire che anche gli elettori di centrosinistra hanno ritenuto Ivo Rossi non in grado di continuare a governare Padova e quindi di cambiarla. Condividi questa chiave di lettura del... Ecco che è arrivato Giuseppe Solazzo, prego. È evidente che qualche voto al ballottaggio è mancato, e probabilmente il centrodestra aveva un elettorato più mobilitato rispetto al nostro. C'è anche da dire che hanno ritrovato una sorta di unità che poi, tra l'altro poi parleremo, perché anche già nelle prime battute già ci sono delle schermaglie interne alla coalizione, no? Sì, poi non è sempre facile riuscire a sommare i voti tramite gli apparentamenti, perché non sono una semplice somma di elettorati diversi, ma è normale che ci sia una presa di posizione da parte dell'elettorato rispetto alla credibilità della proposta politica che si mette in campo. Quindi non basta mettere assieme delle liste per fare la somma, ma ci vuole una vera amalgama politica, una vera coesione. Purtroppo noi abbiamo avuto un percorso anche travagliato nei rapporti con gli alleati che poi sono venuti con noi al ballottaggio, e forse questa cosa ha pesato. Sì, forse vi ha penalizzato questo. Probabilmente avremmo infatti dovuto fin dall'inizio riuscire a costruire un percorso di maggiore coesione. Questo non siamo riusciti a farlo per una serie di fattori che sono più o meno emersi, e quindi abbiamo pagato anche questo. Certo, certo, dopo ci torneremo. Niccolò Vettorazzo, allora Massimo Bitonci diventa sindaco di Padova e diventa un caso nazionale. Beh, certamente la vittoria di Massimo è stata un bellissimo risultato, e penso che al di là del partito il risultato sia importante per i cittadini, perché io, vivendo Padova da studente, appena sono arrivato all'università mi sono reso conto quanto la città era insicura, e penso che questo risultato sia veramente importante per i cittadini, per poter avere un cambiamento vero, per poter avere una città più sicura e più vivibile. Quindi è stato un bellissimo traguardo, i cittadini hanno scelto veramente bene. Professor Casen, lei si aspettava questo risultato, aveva subodorato la cosa, insomma ha seguito anche con noi qua durante le nostre trasmissioni il confronto politico. C'era una certa voglia di cambiamento, e quindi i cittadini credo abbiano seguito molto attentamente questa campagna elettorale e hanno tifato, vuoi per uno, vuoi per l'altro, e ci sono stati scelti degli argomenti importanti, e sono stati portati alla ribalta problemi importanti di Padova e soluzioni a questi problemi. E allora è inutile che le ripetiamo, certo. Il tram piuttosto che l'ospedale, eccetera, ed erano problemi critici che probabilmente, se andavano spiegati meglio, sarebbero stati capiti diversamente. Improvvisati e detti per slogan, certi problemi non si capiscono più di tanto. Quindi c'è stata una carenza di approfondimento, ma non di informazione. E su quelli naturalmente si sono scontrati. Ci sono state delle carenze di presenza da parte di taluni, per cui c'è stata una sorta, e la presenza poi invece si è incrementata subito
all'ultimo momento, ma era forse un po' tardi, bisogna essere presenti fin dall'inizio e battere il chiodo, questo da parte di coloro che non hanno vinto. Ma se parliamo di vittoria, io credo che non ha vinto né l'uno né l'altro. Hanno vinto i cittadini. E qui è la sorpresa, perché tutti alla fine annusavano, ma nessuno aveva scommesso più di tanto chi avrebbe vinto. Io stesso credevo che la differenza sarebbe stata di pochi voti, certo, quello che perché dicevo, eravamo tutti si aspettavano al filo di lana. In realtà i cittadini hanno fatto una scelta e questa scelta va meditata approfonditamente, perché è una scelta sì di un candidato, la negazione di un altro candidato, ma come è stato scelto questo candidato, perché in certi seggi ci sono state defezioni, mentre nel primo turno c'era una certa assiduità nel voto, eccetera. C'è stata una sorta di trasformazione negli ultimi 15 giorni che andrebbe approfondita e sarebbe interessante perché questo insegna molto, ma soprattutto i cittadini hanno dato dei messaggi sia nel non andare a votare, sia certo, nell'andare a votare e votare per alta. Una scelta diversa, e questo ci lascia pensare. E diciamo, ma questo è il passato, adesso qui si varrà la vostra nobiltà. Perché bisogna rendere sicura Padova, e bisogna renderla sicura, non è più uno slogan, bisogna creare la percorribilità di Padova, il turismo a Padova, e quindi credo che questo voto non sia definitivo, anche se chiaramente il nostro sindaco resterà per 5 anni, ma credo che una certa attenzione da parte dei padovani nei confronti dei nuovi eletti sarà maggiore rispetto agli anni precedenti. I commercianti, tutti quelli che vivono Padova, gli stessi autisti del tram. Vogliono dire qualcosa. Io l'ho visto subito dopo il voto, ho preso un taxi, sono andato in giro, eccetera, e la gente ti ferma e ti dice adesso vogliamo contare di più. E questo è un buon messaggio, perché vuol dire che ti hanno dato una delega, ma con riserva. Con riserva. Certo, Giuseppe Solazzo, allora, il candidato del centro-sinistra non ha saputo ascoltare la città? Ma diciamo che in parte condivido l'analisi del professor Kasen, però più che defezioni o eventuali, diciamo, analisi nei 15 giorni, secondo me abbiamo vissuto due storie diverse. Uno è il voto trainato per le europee, che abbiamo visto un 40% insomma del Partito Democratico, e tutto un insieme di risultati. Per esempio, se si va a vedere quanto hanno preso le singole liste, faccio un esempio adesso: la Lega Nord come lista qui a Padova e la Lega Nord come Parlamento Europeo, vediamo che comunque c'è una discrepanza significativa. Allo stesso modo c'è sul Partito Democratico e c'è su tutti gli altri partiti. Quindi prima di tutto, per la prima volta abbiamo una forte decisività, tra virgolette, dei cittadini, e di questo, diciamo, a chi verrà bisogna diventarne tutti più consapevoli nella mobilità più totale del voto. Quindi le persone non sono più i classici blocchi, tra virgolette, per cui sì, ci sono pochi indecisi, ma in realtà le persone, e diciamolo, anche certa politica, certa anche sinistra un po' da svecchiare, aveva l'idea, no, di dire vabbè, andranno, voteranno, comunque sono sempre quelli, hanno sempre votato quello, tutto a posto. Invece non è più così, non è più così, e abbiamo visto tutto un altro mondo che si apre, un mondo non di indecisi ma di persone che decidono, perché io non li chiamerei indecisi. Queste persone hanno deciso di votare, per esempio, molti Partito Democratico all'europeo al primo turno, e al secondo turno bisogna ammettere che hanno deciso altro oppure non sono venuti a votare. È vero anche che dall'altra parte il Movimento 5 Stelle, che dal punto di vista, diciamo, non aveva fatto apparentamenti formali, seppur all'ultimo ha detto va bene tutto tranne i Rossi, fondamentalmente questo è stato quello che ha detto,
Io, almeno nel seggio in cui facevo lo scrutatore io, le persone che storicamente insomma, si sono palesate come elettori del Movimento 5 Stelle non sono venuti a votare neanche loro. E anche questa sera non sono stati invitati, ma aspettano che sia annunciata la giunta comunale per partecipare alla trasmissione. Ah, ok. Vabbè. E, no, piacerebbe avere un po' più di interazione ogni tanto, no? Che adesso che chissà che vadano in consiglio, che non parlino solo su Facebook, certo, o su Twitter, fatto, ma magari parlino anche in consiglio con delibere, con atti, che poi sono quelli che fanno l'amministrazione. Quello che volevo dire è che oltre all'analisi del voto possiamo andare avanti anche un'altra ora per vedere i vari flussi su quartieri che storicamente sono di centrosinistra, che magari hanno votato in parte Bitonci piuttosto che altri pezzi, seggi, eccetera. Allora, sta di fatto che Ivo Rossi ha perso, nel senso che è arrivato secondo al ballottaggio. Ha perso perché? Questo secondo me è più interessante e lo si vede dai numeri dei voti. Ha perso perché probabilmente si parla sempre di cambiamento, questa ricerca verso il nuovo, il giovane, il più bello, il più giovane piuttosto che la donna adesso che c'è la doppia preferenza, eccetera. Ma i cittadini ci hanno detto, beh, vogliamo anche decidere noi, cioè nel senso non ci vanno bene le liste, quelle che sono le proposte. E in questa scelta hanno detto, Ivo Rossi probabilmente rappresenta almeno quello che a me hanno detto le persone e in cui io faccio anche in parte autocritica, insomma, certo. Non è la prima volta che vengo insomma, a rappresentare anche gli interessi, tra virgolette, di Ivo Rossi. E non ha creato una discontinuità rispetto all'amministrazione di Flavio Zanonato, che ognuno poi può fare tutti i commenti che vuole, non penso che sia quello l'obiettivo, non ha creato una discontinuità tale per cui i cittadini l'hanno diciamo incarnato come nuovo amministratore che sappia vivere nel mondo di oggi, piuttosto al di fuori delle ideologie, in una nuova diciamo visione del mondo post-ideologica, e in una amministrazione che probabilmente per Padova deve essere, ha avuto delle criticità, ha avuto tutto un insieme di altri problemi, altre luci e ombre, insomma. Chiudo dicendo che adesso non è che, cioè, sembra paradossale, no? Dici il Partito Democratico come ogni volta no, perde, è quasi abituato, nel senso che non è che abbiamo vinto tante volte, tranne le ultime europee. Beh, insomma, quello delle europee è stato un bel risultato. Dai, diciamo, martella le gonadi, come si direbbe in altri termini. Quello che io sto dicendo è che non bisogna fare questo, bisogna semplicemente prendere atto che per tutto un insieme di decisioni che sono state fatte, la prima di tutto bisogna dire ai cittadini, per esempio Ivo Rossi non ha avuto gli strumenti perché in consiglio non aveva la maggioranza, e qualsiasi persona che è andato in consiglio sapeva benissimo che e quindi non c'era, ha potuto la lavorare come avrebbe potuto. Sì, diciamo, non è che adesso a posteriori è facile, no? Trovare le scuse e qualsiasi chiaro. Cosa. Però quello che sto dicendo noi siamo qua è anche per cercare di capire cosa è successo e cosa non ha funzionato. Non c'era la maggioranza, no? Si è potuto prendere delle decisioni. Il centrodestra si è ricompattato anche in consiglio mandando avanti la fusione tra Bus Italia e APS e tutto un insieme di altre decisioni che si sono rimandate. L'ultimissima cosa, e poi mi taccio, è la questione, io punterei il dito, se ci sono dita da puntare, insomma, è la questione di come è stata gestita tutto quello che è, diciamo, ne avrà parlato insomma anche Antonio, penso, prima di me, e la campagna, da chi è stata gestita la campagna, e soprattutto quelle che sono le decisioni probabilmente che noi abbiamo preso, vuoi con le primarie, vuoi quando siamo usciti, insomma, per cui il Partito Democratico ha detto si votano tre nomi alle europee e invece poi andiamo a vedere i numeri e si parla di tutt'altro, vuoi in tutto un insieme di scelte che c'è uno scollamento tra probabilmente parte dei dirigenti e parte, diciamo, delle persone che poi votano. Certo, insomma. Allora ti zittisco perché hai parlato, sicuramente sei stato molto esaustivo in tutta la tua in questo tuo intervento. Ci fermiamo un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo tra qualche minuto qua a Gioventù Politica, continueremo a parlare di questo risultato elettorale di Padova e poi sentiremo anche cosa si aspettano i giovani che abbiamo qua in studio
dal nuovo sindaco Massimo Bitonci. A tra poco.